Questa è la prima grossa anomalia. L'altra grossa anomalia è che il denaro era sempre stato per secoli garantito da una determinata quantità di oro nelle casse di uno Stato. Infatti, la maggior parte delle persone, e io a giurisprudenza, quando feci l'esame di economia politica, studiai questo, che il denaro era garantito, cioè lo Stato poteva emettere moneta solamente per il controvalore in oro che c'era nelle casse. Peccato che non è così. Perché? Perché con gli accordi di Bretton Woods, accordi internazionali tra stati del 1944, si decise che il denaro era svincolato dal corrispondente valore in oro nelle casse statali, quindi la lira all'epoca non era più vincolata a una corrispondente quantità di oro nelle casse della Banca d'Italia. A cosa era vincolato il valore del denaro? Alla quantità di dollari contenuti nelle casse statali.